Sta per arrivare l'evento più importante del cinema, la notte degli Oscar. Come ogni anno, anche l'Italia deve scegliere quale tra le molte produzioni nostrane concorrerà alla premiazione internazionale. Tra i film candidati anche L'Arminuta, del regista di origini salesi Giuseppe Bonito. Un gran bel film, l'unico italiano voluto da Antonio Monda in selezione ufficiale, pieno di echi dall'amica geniale all'estetica di Ermanno Olmi e dei fratelli Taviani, e con alle spalle il romanzo bestseller di Donatella di Pietrantonio, vincitore del premio Campiello 2017. L'Arminuta di Giuseppe Bonito è un piccolo gioiello passato oggi alla Festa di Roma e in sala dal 21 ottobre con Lucky Red, al quale è davvero difficile trovare difetti. Un film scarno, essenziale, con un cast eccezionale che ci riporta indietro all'estate 1975. Una ragazzina delicata, sensibile e ben educata di 13 anni, l'Arminuta, Sofia Fiore, ovvero in dialetto abruzzese la Ritornata, viene restituita alla sua vera famiglia alla quale non sapeva di appartenere, e così all'improvviso passa da un ambiente borghese benestante a una famiglia rurale, semplice, povera e di poche parole, che vive in una masseria sperduta nel nulla. Una famiglia composta da un padre severo, una madre triste e tre fratelli che più diversi non potrebbero essere, tra cui la piccola e dolce Adriana e Vincenzo, adolescente inquieto e di mano svelta. Cosa succede alla giovane Arminuta è impossibile da rivelare senza fare spoiler, ma quello che è certo è che la ragazzina, particolarmente dotata intellettualmente, dovrà adattarsi a un ambiente contadino privo di educazione e soprattutto fare i conti con la famiglia a cui era stata affidata e che a un certo punto l'ha rifiutata. All'improvviso perde tutto ciò che aveva contraddistinto la sua vita: una casa confortevole, le amiche più care, l'affetto esclusivo riservato a chi è figlio unico, dice il regista al terzo film dopo Pulce e Figli. Si ritrova catapultata in un mondo nuovo, estraneo e rude, che sembra appena sfiorato dal progresso, e a dover condividere lo spazio di una casa piccola e buia con altri cinque fratelli, in una dimensione a tratti ostile e promiscua. In questa storia tutto è fortemente polarizzato: la città di mare e il paese dell'entroterra, la modernità e l'arcaicità, il benessere borghese e la povertà rurale, l'italiano corretto come viene parlato alla TV e il dialetto stretto che si parla nella nuova casa.